Salve a tutti gli affezionati al canale EarthLive 2.0. La storia di Kristen Tilton, residente nello stato americano del New Mexico, è uno di quei rari casi in cui le vittime di rapimenti alieni ricordano molti dettagli di ciò che è accaduto a loro e di ciò che hanno visto. Questo accadde nel luglio del 1987, quando Kristen Tilton svenne improvvisamente nel pomeriggio e quando riprese conoscenza scoprì di essere scomparsa per 3 ore, durante le quali non sapeva dove fosse e cosa le fosse successo. All'inizio non se ne preoccupò molto, pensando di essere svenuta per la fatica o per qualcos'altro, ma presto iniziò a soffrire di incubi, in cui vedeva cose strane ma provava una forte paura. E in qualche modo Tilton ha deciso che questi incubi era il risultato delle sue 3 ore perse. Ciò ha portato Krista Tilton a cercare casi simili accaduti ad altre persone, dopodiché si è resa conto che poteva essere una vittima di rapimento alieno. E poi Tilton, su consiglio di uno degli ufologi, decise per l'ipnosi regressiva. Durante le sezioni di ipnosi, un'intera ondata di ricordi perduti, molti vividi e dettagliati, la travolse. La prima cosa che Krista Tilton ricordava era che non aveva solo perso conoscenza, ma questo era successo dopo che 2 piccole creature umanoidi si erano avvicinate a lei e l'avevano afferrata per le braccia. Il suo successivo ricordo fu che era all'interno di una nave, su un tavolo, e un altro umanoide le si avvicinò, a cui in seguito diede il soprannome di Guida. Le diede un bicchiere di liquido e le disse di bere, e quando Tilton bevve si sentì immediatamente incredibilmente allegra e carica di energia. Successivamente l'umanoide la portò fuori dalla nave e si ritrovò in una zona deserta vicino a una piccola collina. Era buio, ma ho visto una debole luce vicino a quello che sembrava una grotta. Ci siamo avvicinati a questo posto e poi ho visto un uomo vestito con una tuta rossa in stile militare come piloti. La mia guida sembrava conoscere l'uomo perché lo salutò quando ci avvicinammo e notai che aveva una piccola specie di toppa sull'uniforme che portava un'arma automatica. Quando siamo entrati nella grotta, ci siamo trovati in un tunnel e mi sono reso conto che stavamo andando direttamente sotto una grande collina o montagna. Lì siamo stati accolti da un'altra guardia rosso e poi ho visto un posto di blocco computerizzato con 2 telecamere su ciascun lato. Alla mia sinistra c'era un grande solco dove era parcheggiato un piccolo veicolo in transito. Alla mia destra sembrava un lungo corridoio con molti uffici. Siamo saliti su un'auto di transito e a quanto pare ci è voluto molto tempo per raggiungere un'altra area protetta. Poi mi è stato detto di stare in piedi su una sorta di dispositivo simile a una scatola di fronte allo schermo del computer. Ho visto le luci lampeggiare e sono stati fatti alcuni calcoli, quindi è stata emessa una carta con dei fori. In seguito mi sono reso conto che veniva utilizzato per l'identificazione all'interno del computer. Ho chiesto alla mia guida dove stavamo andando e perché. Ha risposto con parsimonia che dovrebbe mostrarmi alcune cose che ho bisogno di sapere per un uso futuro. Poi mi disse che eravamo appena entrati nel primo livello dell'istituto. Ho chiesto che istituto fosse, ma non ha risposto. La guida l'ha poi portata in un grande ascensore senza porta e sono scesi al piano di sotto, mentre lei si è accorta che stavano scendendo al livello 2. C'erano uffici e persone apparentemente normali che camminavano avanti e indietro, apparentemente senza prestare alcuna attenzione alla presenza di Tilton e della guida, facendo solo i loro affari come se non fosse lì. Tutto questo sembrava più un normale edificio per uffici se non prestavi attenzione alle guardie armate in tute colorate in piedi ovunque. Ed a un certo punto, Kristen Tilton e il controllore passarono davanti a quello che sembrava una specie di enorme fabbrica, accanto alla quale esisteva un mezzo di trasporto simile ad un piccolo disco volante. Quando ha guardato questa fabbrica e la strana nave, ha visto i tipici alieni grigi che si occupavano della manutenzione della nave, che l'hanno anche ignorata come se avesse tutto il diritto di essere lì in questo mondo. Successivamente, Kristen Tilton è stata trasferita in un altro ascensore a livello 5, dove le è stato chiesto di cambiarsi. A questo punto iniziò a provare un'intensa paura, ma la guida le assicurò che non le sarebbe successo nulla di male.
Ha indossato un camice d'ospedale, è stata pesata e scansionata con una sorta di dispositivo elettrico, dopodiché è stata scortata oltre un altro posto di sicurezza e lungo un altro corridoio. Fu qui che un'ondata di fetore travolgente la colpì improvvisamente, simile, secondo Tilton, al forte odore della formaldeide. Sapeva che odore aveva la formaldeide perché da giovane aveva lavorato come infermiera. La guida le assicurò che tutto era in ordine, ma l'odore era molto deprimente. Ci siamo avvicinati a una grande stanza e mi sono fermata a guardare dentro. Ho visto enormi serbatoi con sensori computerizzati collegati ad essi a un enorme dispositivo simile a una mano che si estendeva dalla parte superiore di un tubo fino ai serbatoi. I serbatoi erano alti 4 piedi, quindi da dove mi trovavo non potevo vedere cosa c'era dentro. Ho sentito un ronzio e sembrava che qualcosa si stesse muovendo all'interno dei serbatoi. Cominciai ad avvicinarmi ai container e proprio in quel momento la mia guida mi prese per mano e mi trascinò rudemente nel corridoio. Mi disse che non c'era bisogno di vedere il contenuto dei contenitori e aggiunse che questo avrebbe solo complicato le cose. Percorremmo il corridoio e poi mi condusse in un grande laboratorio. Sono rimasta stupita perché lavoravo in un laboratorio e qui ho visto apparecchiature che non avevo mai visto prima. Ad un certo punto mi sono girata e ho visto una piccola creatura grigia in piedi di spalle che stava facendo qualcosa. Ho sentito il tintinnio di metallo su metallo. Ho sentito un suono simile quando stavo preparando gli strumenti chirurgici per il mio medico in chirurgia. Poi a Tilton fu ordinato di sedersi su un tavolo al centro della stanza e ora aveva di nuovo quella sensazione molto forte che qualcosa non andava. La paura iniziò ad attanagliarla più forte. Mentre era seduta e pensava a cosa fare e cosa stava succedendo, un dottore umano entrò nella stanza, salutò la guida e poi guardò Tilton. La mia guida mi ha sorriso, ha detto che avrebbe aspettato fuori e io sarei stata lì sola per pochi minuti. Ho pianto. Piango quando ho paura. L'alieno grigio mi guardò e si voltò per continuare quello che stava facendo. Il dottore chiamò un ulteriore aiuto e poi entrò un altro alieno grigio. La prossima cosa che ricordo era molto assonnata. Sapevo che stavano esaminando il mio corpo fuori e dentro e quando ho alzato lo sguardo ho visto questo orribile alieno grigio che mi guardava con grandi occhi neri. Fu allora che sentii per la prima volta un dolore lancinante. Ho urlato e poi un dottore umano si è alzato accanto a me e mi ha strofinato qualcosa sullo stomaco. Faceva freddo, il dolore è diminuito immediatamente. Non potevo credere che questo stesse accadendo a me e che stesse accadendo ancora e ancora. Le ho implorati di lasciarmi andare, ma hanno continuato a lavorare con metodo. Quando hanno finito, mi è stato detto di alzarmi, andare nella stanzetta e cambiarmi. Ho notato del sangue tra le gambe, come se avessi iniziato il ciclo, ma ho continuato a vestirmi e quando sono uscita ho visto che la mia guida stava parlando con il dottore in un angolo della stanza. Rimasi lì completamente impotente. Poi mi sono sentita più sola che mai nella mia vita. Anch'io mi sentivo una cavia. Quando abbiamo lasciato il laboratorio sono rimasta in silenzio. Ero arrabbiato con la guida per aver lasciato che accadesse a me. Ma ha detto che era necessario. Poi ha detto che l'avrei dimenticato. Ho visto altri alieni passare davanti a noi lungo il corridoio. Ancora una volta ero come un fantasma per loro, non si sono accorti di me. Ho chiesto alla mia guida di spiegarmi cos'è questo posto. Ha detto che questo è un posto molto importante e che tornerò nei prossimi anni. Poi Tilton salì di nuovo sul vagone con la sua guida e andarono dove Tilton vide la cosa più spaventosa di tutto questo tempo. Ho visto quello che mi sembravano persone di vario tipo, stavano in piedi contro il muro all'interno di una camera trasparente. Mi sono avvicinata e mi è sembrato che fossero figure di cera. Non riesco a capire cosa ho visto lì. Ho visto anche animali in gabbia, erano vivi, sembravano in animazione sospesa. Sono andato nelle celle trasparenti in cui erano conservate, ho messo le mani sul vetro e mi sono chinata per vedere se potevo ottenere una risposta. Ma no, non riuscivo a capire se fossero vivi o morti in quel momento. Semplicemente non si muovevano e non riuscivo a vedere se c'era un liquido nelle loro cellule come la formaldeide. Penso che non ci fosse liquido in questo caso particolare. Successivamente la sua guida la riportò nella nave aliena che l'aveva rapita e che era in attesa e fu portata dove fu trovata e la sua memoria cancellata.
Il ricordo di questa esperienza sotto ipnosi segnò l'inizio della ricerca compulsiva di Tilton di risposte alla domanda su cosa le fosse successo. Sebbene non le è mai stato detto direttamente dove è stata portata, ha concluso che molto probabilmente è stata portata in quella base sotterranea molto segreta vicino a Dulce, nel New Mexico. Il sito è stato il centro di ogni sorta di teorie cospirative, almeno dagli anni 70, ed è un focolaio di attività UFO, mutilazioni del bestiame e si parla di basi sotterranee top secret. Oltre a questo, Tilton afferma che dopo questa esperienza iniziale è stata rapita più volte e portata in varie strutture sotterranee che, secondo lei, esistono grazie al governo in varie località degli Stati Uniti. Sono a conoscenza di molte, molte, molte strutture sotterranee o basi che vengono utilizzate per scopi diversi. La maggior parte delle basi sotterranee viene utilizzata per scopi segreti o di altro tipo che coinvolgono il governo, che conduce determinati tipi di test sotterranei. E poi ci sono le basi, una in particolare a nord di Tucson, in Arizona, dove sono quasi sicura di essere stata portata, passa sotto il codice o il vero nome di Evergreen Aviation. Hanno tutti gli oggetti volanti lì e in 10 anni di ricerca ho scoperto che questa istituzione è fondata e supportata dalla CIA. Nel corso degli anni le storie di Christian Tilton sono diventate sempre più bizzarre. In particolare, Tilton assicura di essere stata ripetutamente utilizzata come una macchina da parto per produrre bambini ibridi e che probabilmente lei stessa è un ibrido. Ha scritto molto dei suoi incontri con vari tipi di esseri alieni, inclusi quelli che chiama esseri di luce, rettili, nordici e molti altri. Tutte queste creature hanno ripetutamente raccontato a Tilton della missione degli alieni sulla Terra. Tilton era particolarmente spaventata degli umanoidi grigi. I grigi sembrano avere una massiccia coscienza collettiva. Ho notato che fanno costantemente qualcosa insieme, ma praticamente non comunicano tra loro o persone. Posso dirti subito che la principale debolezza dei grigi è che non hanno un'anima, sono senza anima, non lasciare che ti dicano il contrario. È noto che alcuni di loro stanno cercando di imporre qualche tipo di falsa filosofia religiosa alle persone che hanno rapito, e il punto è che devi capire che questi alieni hanno i loro piani e non sono affatto buoni per gli umani. I grigi possono essere descritti come vuoti, come una valigia vuota. Essenzialmente non hanno altro che un cervello di livello superiore nella regione cranica. Sono principalmente utilizzati da altri esseri per trasferire varie tecnologie e per fornirci informazioni, ma per quanto riguarda la fiducia in loro, non mi fido di loro. È difficile capire cosa fare in questo caso piuttosto impressionante e con tutti i dettagli aggiuntivi e le dichiarazioni delle vittime di rapimento alieno che suona come fantascienza. Nel corso degli anni, Tilton ha acquisito molti credenti nel suo caso, ma quasi altrettanti scettici e malvagi. Tu cosa ne pensi? Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e a condividere il video e noi ci risentiamo alla prossima. Thank you.